Grazie alla collaborazione del Consiglio regionale della Commissione Sanità abbiamo oggi definitivamente chiuso il piano di riordino ospedaliero. È un piano di riordino che si conclude con un sufficiente aumento dei posti letto, più 22% posti letto sulla provincia di Taranto, nonostante i tagli che la sanità pugliese ha ricevuto negli anni sono il risultato di questa ristrutturazione. Abbiamo dimostrato coi fatti che il piano di riordino non indebolisce la sanità né riduce la spesa in senso tecnico, ma ci consente di allocare con maggiore raziocinio personale e risorse. Soprattutto c'è un impegno importantissimo sulla provincia di Taranto e sulle sue specificità epidemiologiche. Investiremo 30 milioni di euro in più rispetto al passato nella provincia di Taranto. Questi 30 milioni di euro in più consistono ovviamente in posti letto, personale, macchinari e in maniera simbolica nella realizzazione essenzialmente di due strutture: il polo oncologico del Moscati, connesso al Santissima Annunziata e collegato da convenzione con IRCS per la ricerca e per l'assistenza, quindi non un'espropriazione dell'ospedale da parte dei baresi come temono alle volte i tarantini, ma un rafforzamento, uno scambio di esperienze nella ricerca e nell'assistenza che consenta all'oncologico di svolgere ancora meglio il suo lavoro. E soprattutto in accoglimento a quanto richiesto da 22.000 cittadini tarantini, la strutturazione della oncologia pediatrica nel Santissima Annunziata. Come è noto, i reparti di oncologia pediatrica sono preferibilmente allocati all'interno delle pediatrie e non nei poli oncologici, anche perché l'oncologia è già una materia estremamente variegata, ma l'oncologia pediatrica lo è ancora di più. Questo rafforzamento della sanità tarantina avviene a fiscalità invariata. Se al Senato dovessero correggere l'errore commesso alla Camera e quindi dovessero concederci questo ulteriore finanziamento speciale per Taranto, potremmo fare molto di più, e se mi permetto di dire, potremmo fare molto di più senza sacrificare le altre province pugliesi, che evidentemente da questo piano di riordino avrebbero potuto vantare aspettative che ovviamente a causa della mancanza di quell'emendamento potrebbero essere state in qualche caso trascurate. Ma la politica deve decidere, non può semplicemente lamentarsi, e abbiamo deciso di investire in modo speciale e specifico nella sanità di Taranto, come peraltro c'era stato richiesto da deputati, consiglieri regionali, cittadini, sindaci. E questo evidentemente significa che questo piano di riordino non è il frutto di elaborazione di vertice, ma è stato costruito dal basso, ascoltando tutti e accogliendo nella sostanza quasi tutti i suggerimenti più importanti che il Consiglio regionale ci aveva dato nella Commissione Sanità.